La casa di Mapuie, Jack London. Nonostante la pesantezza della sua linea goffa, l'Orion manovrava facilmente nella brezza leggera e il suo capitano la conduceva ben avanti prima di virare appena fuori dal risucchio. L'atollo di Iquerù si stendeva basso nell'acqua, un cerchio di sabbia fine di corallo, largo un centinaio di metri, con una circonferenza di 20 miglia, emergente di un metro e mezzo dal limite dell'alta marea. Il fondo dell'immensa laguna trasparente era ricco di ostriche perlifere e dal ponte della goletta attraverso l'anello sottile di corallo si potevano vedere i tuffatori al lavoro. Ma non c'erano accessi alla laguna per una goletta mercantile. Col vento favorevole il cutter poteva penetrare attraverso un canale tortuoso e poco profondo, ma le golette dovevano gettare l'ancora al largo e mandare dentro le loro scialuppe. L'Aurai calò in mare una scialuppa, nella quale saltarono una mezza dozzina di marinai abbronzati, coperti solo di una fascia scarlatta intorno ai fianchi. Essi si disposero ai remi, mentre un giovane vestito di bianco, secondo la foggia tropicale degli europei, stava in piedi a prua, col timone in mano. Egli però non era del tutto europeo. L'eredità polinesiana si rivelava nella sua chiara pelle color del sole e mescolava al tenue blu degli occhi scintillanti riflessi dorati. Il giovane era Alexandre Raoul, l'ultimo figlio di Marie Raoul, una donna ricca e di nobile discendenza, che possedeva e amministrava una mezza dozzina di golette mercantili come l'Aurai. Superata la risacca e si arrotolava appena fuori del passaggio, la barca, scivolando sul turbine della marea, si aprì un varco fino alla calma specchiante della laguna. Il giovane Raoul balzò fuori sulla sabbia bianca e andò a salutare con una gran stretta di mano un indigeno di notevole statura. Il torace e le spalle dell'uomo erano magnifici, ma il moncherino del braccio destro, da cui usciva di qualche pollice l'osso imbiancato, attestavano l'incontro con uno squalo che aveva messo fine alla sua attività di tuffatore e aveva fatto di lui un uomo servile, intrigante, per piccoli favori. «Hai sentito, Ale?» furono le sue prime parole. «Ma poi ha trovato una perla». «E che perla!» «Non è mai stata pescata una simile a Iquerù, e nemmeno in tutte le Paumotu, né in tutto il mondo. Comprala da lui finché è nelle sue mani, e ricorda che l'ho detto a te per primo. Ma poi è uno sciocco, e a te la darà per poco. Hai un po' di tabacco?» Raoul, camminando lungo la spiaggia, si diresse verso una povera capanna sotto un albero di pandano. Egli era l'agente commerciale di sua madre e il suo compito era di setacciare da tutte le Paumotu la ricchezza di copra, ostriche e perle che quelle isole producevano. Il giovane era un novizio del mestiere e quello era il secondo viaggio che faceva con una tale mansione. Aveva già avuto molti segreti dispiaceri per la sua inesperienza nella stima delle perle. Ma quando Mapui gli presentò la perla, egli faticò parecchio per sopprimere il sussulto che quella vista gli aveva provocato e per mantenere inalterata l'espressione noncurante del suo viso commerciale. Quella perla era stata un colpo per lui. Era una sfera perfetta, grande come un uovo di piccione e così pura da riflettere tutti i colori intorno come luci opalescenti. Era viva! Non aveva mai visto nulla di simile. Quando Mapui gliela fece scivolare in mano, fu sorpreso dalla straordinaria pesantezza, segno che la perla era buona. La esaminò scrupolosamente con una lente d'ingrandimento tascabile. Non presentava macchie né imperfezioni. La sua purezza pareva quasi liquefarsi nell'atmosfera. All'ombra era dolcemente luminosa, come una tenera luna, d'un bianco così traslucido che quando la lasciò cadere in un bicchiere ebbe difficoltà a ritrovarla. Andò a fondo, dritta e rapida, ed egli ebbe la conferma che il peso era eccellente. «Bene, cosa vuoi in cambio?» chiese con una sottile aria di noncuranza. «Voglio», cominciò Mapui, mentre dietro gli facevano cornice intorno al viso bruno i visi bruni di due donne e una ragazza, che annuendo mostravano di partecipare alle sue richieste. Animate dall'impazienza soffocata, protendevano in avanti le teste, lanciando avidi sguardi. «Voglio una casa», continuò Mapui,
Deve avere il tetto di lamiera ondulata e deve essersi un orologio a pendolo, ottagonale. Deve essere lunga 6 braccia, con un porticato tutto intorno. Una camera grande al centro, un tavolo rotondo nel mezzo e l'orologio a pendolo ottagonale appeso al muro. Devono esserci 4 camere da letto, 2 da una parte e 2 dall'altra della camera grande. E in ciascuna camera da letto deve esserci un letto di ferro, 2 sedie e un lavamano. Dietro alla casa, la cucina. Una buona cucina, con pentole, padelle e una stufa. E dovete costruire la casa sulla mia isola, che è Fakarava. «È tutto?» chiese Raoul, non credendo alle sue orecchie. «Deve esserci una macchina da cucire», disse forte Tefara, la moglie di Mapui. «Non dimenticare l'orologio a pendolo ottagonale», aggiunse Nauri, la madre di Mapui. «Sì, questo è tutto», disse Mapui. Il giovane Raoul rise. Rise a lungo, di cuore. Ma mentre rideva stava segretamente risolvendo problemi di aritmetica. Non aveva mai costruito una casa nella sua vita e aveva le idee piuttosto confuse a questo riguardo. Mentre rideva, calcolava il costo di un viaggio a Tahiti per i materiali, quello dei materiali stessi, del viaggio di ritorno fino a Fakarava, dello sbarco dei materiali e della costruzione della casa. Si sarebbero voluti circa $4.000 francesi. $4.000 francesi equivalevano a 20.000 franchi. Era impossibile. Come poteva giudicare il valore di una perla simile? 20.000 franchi erano un mucchio di soldi, e soldi di sua madre, per di più. Ma poi disse, «Sei un gran matto, dimmi un prezzo in denaro». Ma poi scosse la testa, e le 3 teste dietro di lui oscillarono con la sua. «Voglio la casa», disse, «deve essere lunga 6 braccia, con un porticato tutto intorno». «Sì, sì», lo interruppe Raoul, «so tutto sulla tua casa, ma non si può fare. Ti darò $1.000 cileni». Le 4 teste opposero in coro un silenzioso diniego. «E $100 cileni in merce». «Voglio la casa», cominciò Mapui. «Ma a che ti servirà la casa?» domandò Raoul. «Il primo uragano te la porterà via. Dovresti saperlo. Il capitano Raffi dice che ne sta per arrivare uno proprio adesso». «Non a Fakarava», disse Mapui. «La terra è più alta laggiù». «Su quest'isola, sì. Qualunque uragano può spazzare i Querù. Ma io avrò la casa a Fakarava. Deve essere lunga 6 braccia, con un porticato tutto intorno». E Raoul ascoltò un'altra volta la descrizione della casa. Spese parecchie ore nel tentativo di cacciar fuori dalla mente di Mapui la mania della casa. Ma la madre di Mapui e la moglie e Ngakura, la figlia di Mapui, lo sostennero nel suo fermo proposito. Attraverso l'apertura della capanna, mentre ascoltava per la 20ª volta la dettagliata descrizione della casa voluta, Raoul vide la seconda scialuppa della sua goletta che si arenava sulla spiaggia. I marinai si riposavano ai remi, segno che c'era fretta di ripartire. Il secondo ufficiale della Orai saltò a terra, scambiò qualche parola con l'indigeno con un braccio solo, e quindi si affrettò verso Raoul. Il cielo diventò improvvisamente scuro, perché la burrasca stava coprendo il sole. Attraverso la laguna, Raoul poteva vedere la minacciosa linea della raffica che si avvicinava. «Il capitano Raffi dice che dovete mandare tutto al diavolo qui», fu il saluto dell'ufficiale. «Se c'è una qualche perla dovete correre il rischio di tornare a prenderla più tardi». «Così ha detto. Il barometro è caduto a 2970». La raffica di vento investì la sommità dell'albero di Pandano e scompigliò più in là le palme, scagliando con violenza una mezza dozzina di noci di cocco mature che piombarono a terra con tonfi sordi. Poi apparve la pioggia, che avanzava col mugghiare della tempesta, facendo fumare l'acqua della laguna spazzata dalle baruffe del vento. Quando le prime gocce crepitarono secche sulle foghe, Raoul balzò in piedi. $1.000 cileni, pronta cassa, ma poi disse, e 200 in merce. «Voglio una casa», l'altro incominciò. «Ma poi», gridò Raoul per farsi sentire, «sei uno stupido!» Egli si precipitò fuori e fianco a fianco con l'ufficiale si aprì faticosamente la via lungo la spiaggia, verso la barca, che non riuscivano nemmeno a scorgere. La pioggia tropicale si rovesciava su di loro in modo che potevano vedere solo la sabbia
su cui mettevano i piedi e le piccole onde dispettose della laguna che la ghermivano e la mordevano continuamente. Una figura apparve attraverso il diluvio. Era Uruuru, l'uomo con un braccio solo. «Hai avuto la perla?» urlò in un orecchio di Raoul. «Ma Pui è un pazzo!» fu l'urlo di risposta, e un momento dopo si erano persi di vista nell'acqua scrosciante. Mezz'ora dopo Uruuru, guardando dall'atollo verso il mare, vide il Norai issare le due scialuppe e volgere la prua al mare aperto. E vicino ad essa, appena giunta sulle ali della bufera, vide un'altra goletta mettersi in panna e calare una scialuppa. La conosceva. Era l'Oroena, la nave di Torichi, il mercante mezzo sangue, che fungeva lui stesso da commissario di bordo e che senza dubbio si trovava anche ora sulla piattaforma di poppa della scialuppa. Uruuru fece una risatina. Sapeva che Mapui aveva un debito con Torichi per delle merci che gli aveva anticipato l'anno prima. La burrasca era passata. Il sole caldo mandava i suoi raggi arroventati e la laguna era di nuovo uno specchio. Ma l'aria era vischiosa, come mucillagine, e opprimeva i polmoni, rendendo difficile la respirazione. «Hai sentito la novità, Torichi?» domandò Uruuru. «Ma poi ha trovato una perla. Non è mai stata pescata una perla così, a Ikueru, e nemmeno a Paumotu, né in tutto il mondo. Ma poi è uno sciocco, e inoltre ti deve del denaro. Ricorda che l'ho detto a te per primo. Hai un po' di tabacco?» E Torichi andò alla capanna di paglia di Mapui. Era un uomo autoritario, anche se abbastanza stupido. Guardò con indifferenza la meravigliosa perla e diede soltanto un'occhiata. Poi se la fece scivolare in tasca con oncuranza. «Sei fortunato», disse. «È una bella perla. Ti aprirò un credito sui libri». «Voglio una casa», cominciò Mapui, costernato. «Deve essere lunga 6 braccia». «Tua nonna 6 braccia», ribatté il mercante. «Tu vuoi pagare i tuoi debiti, ecco cosa vuoi. Mi devi 1200 dollari cileni. Molto bene, non me li devi più. Il conto è saldato. Inoltre ti aprirò un credito di 200 cileni. Se a Tahiti la perla si vende bene, ne aggiungerò altri 100, che faranno 300. Ma bada, solo se la perla si vende bene. Potrai anche rimetterci del denaro». Ma poi incrociò le braccia, rattristato, e si mise a sedere a capochino. Era stata sottratta la perla. Invece che averne in cambio la casa, aveva pagato un debito. Non aveva nulla da mostrare al posto della perla. «È un imbecille», disse Tefara. «È un imbecille», disse Nauri, sua madre. «Perché gli hai lasciato in mano la perla?» «Cosa dovevo fare?» protestò Mapui. «Gli dovevo del denaro. Sapeva che avevo la perla. Avete sentito anche voi quando mi ha chiesto di vederla. Non sono stato io a dirglielo, lo sapeva, qualcun altro lo aveva avvertito, e io gli dovevo del denaro». «Ma Pui è un imbecille», disse Ngakura, scimmiottando le altre. Aveva 12 anni e non sapeva far di meglio che imitare la madre e la nonna. Ma Pui sfogò la sua rabbia tirandole un pugno in un orecchio che la fece barcollare. Ma Tefara e Nauri scoppiarono a piangere e continuarono a martellarlo con lamentosi rimproveri, alla maniera delle donne. Uruuru, guardando oltre la spiaggia, vide una terza goletta, che lui conosceva, fermarsi fuori del passaggio e calare una scialuppa. Si chiamava Ira, il nome giusto per la nave di Levi, ebreo tedesco, il più grande compratore di perle dell'arcipelago. Infatti, come tutti sapevano, Ira era il nome del dio tahitiano dei pescatori e dei ladri. «Hai sentito la notizia?» domandò Uruuru appena Levi, un uomo grasso dalla fisionomia massiccia e asimmetrica, scese sulla spiaggia. «Non sarà mai vista una perla come quella a Ikueru, né in tutte le Paumotu né in tutto il mondo. Napui è uno stupido. L'ha venduta a Torichi per 1400 cileni. Ho ascoltato da fuori della capanna e ho sentito. Ma Torichi è altrettanto stupido. La puoi comprare da lui per poco. Ricorda che l'ho detto a te per primo. Hai un po' di tabacco? Dov'è Torichi?» «Nella casa del capitano Lynch, a bere assenzio, è là da un'ora». E mentre Levi e Torichi bevevano assenzio e contrattavano l'acquisto della perla, Uruuru, che origliava, sentì convenire il fantastico prezzo di 25.000 franchi. Fu a questo punto che sia l'Oroena che l'Ira, avvicinandosi rapidamente alla spiaggia, cominciarono a sparare a salve di cannone e a fare segnalazioni frenetiche.
I tre uomini vennero fuori in tempo per vedere le due golette virare frettolosamente di bordo, ammainando la vela maestra e i fiocchi, mentre si gettavano in bocca alla bufera, ingavonandosi nell'acqua imbiancata. Poi la pioggia la cancellò. «Torneranno quando la tempesta sarà passata», disse Torichi. «Sarà meglio che ce ne andiamo da qui». «Penso che il barometro si stia abbassando ancora», disse il capitano Lynch. Era un capitano con la barba bianca, troppo vecchio per navigare. Aveva imparato che l'atollo di Ikueru era l'unico luogo in cui la sua asma gli desse un po' di respiro. Andò dentro a guardare il barometro. «Gran Dio!» lo udirono esclamare, e si precipitarono a raggiungerlo davanti al quadrante, che segnava 29:20. Uscirono fuori di nuovo, ansiosi questa volta di consultare il mare e il cielo. La bufera se n'era andata, ma il cielo rimaneva coperto. Si vedevano le due golette, a cui se n'era aggiunta una terza, ritornare a vele spiegate. Un cambiamento nella direzione del vento le indusse ad allentare le scotte, ma 5 minuti dopo un altro repentino salto di quadrante colse alla sprovvista le tre golette, e da terra i preoccupati testimoni videro i bozzelli allentarsi sulle bome e liberarsi per lo strappo. Il frastuono della risacca era cupo, sordo e minaccioso, e si andavano formando grossi cavalloni. Un lampo terribile balenò davanti ai loro occhi, illuminando il giorno scuro, e i tuoni cominciarono a rimbombare attorno, violentemente. Torichi e Levi si gettarono di corsa verso le loro scialuppe, il secondo beccheggiando come un ippopotamo terrorizzato. Mentre le due imbarcazioni percorrevano rapidamente il canale, incrociarono quella della Orai, che entrava. Raoul, al timone, incitava i rematori. Incapace di scacciare dalla sua mente la visione della perla, ritornava per accettare come prezzo la casa richiesta da Mapui. Sbarcò sulla spiaggia, mentre la pioggia sferzante e fragorosa cadeva così densa che egli andò a sbattere contro Uruuru senza vederlo. «Troppo tardi», gridò Uruuru, Mapui l'ha venduta a Torichi per 1.400 cileni, e Torichi l'ha venduta a Levi per 25.000 franchi, e Levi la venderà in Francia per 100.000 franchi. Hai un po' di tabacco?» Raoul si sentì sollevato. Le sue preoccupazioni per la perla erano finite. Non se ne sarebbe più dato pensiero, anche se non era riuscito ad ottenerla. Ma non credeva a Uruuru. Mapui poteva benissimo averla venduta per 1.400 cileni, ma che Levi, che era un conoscitore di perle, l'avesse pagata 25.000 franchi, era una sparata troppo grossa. Raoul decise di intervistare il capitano Lynch sull'argomento, ma quando arrivò alla casa del vecchio marinaio, lo trovò che guardava il barometro a occhi spalancati. «Che cosa ci leggete qui?» chiese ansioso il capitano Lynch, sfregandosi gli occhiali e fissando di nuovo lo strumento. 29:10, disse Raoul. «Non l'ho mai visto così basso prima d'ora». «Lo credo bene», disse sbuffando il capitano. «Né da ragazzo né da adulto, in 50 anni che giro i mari, l'ho mai visto scendere così in basso. Ascoltate!» Rimasero fermi per un momento, mentre la risacca rumoreggiava, scuotendo la casa. Poi uscirono fuori. La burrasca era passata. A un miglio di distanza si vedeva la Orai in panna beccheggiare paurosamente in balia delle tremende onde, che in maestosa processione arrotolavano fuori dall'orizzonte, a nord-est, e si gettavano furiosamente sulla sabbia di corallo. Uno dei marinai della scialuppa indicò l'imboccatura del passaggio che immetteva nella laguna e scosse la testa. Raoul guardò e vide biancheggiare un parapiglia di flutti e di schiuma. «Credo che resterò con voi questa notte, capitano», disse. Poi si voltò verso il marinaio e gli fece cenno di tirare in secco la barca e di cercarsi un riparo per sé e per i compagni. 29 puliti», annunciò il capitano Lynch, venendo fuori con una sedia in mano, dopo un'altra occhiata al barometro. Egli si mise a sedere e contemplò lo spettacolo del mare. Il sole era apparso di nuovo, aumentando l'afa della giornata, mentre una calma mortale si era stabilita nell'aria. Il mare si faceva sempre più grosso. «Non riesco proprio a capire che cos'è che rende il mare così agitato», bofonchiò Raoul con petulanza. «Non c'è vento, eppure guardate un po', che accidente si profila laggiù!» L'onda gigantesca che si estendeva per miglia e miglia e trasportava decine di migliaia di tonnellate d'acqua si rovesciò sul fragile atollo con l'impatto di un terremoto. Il capitano Lynch ebbe un sussulto.
Niente male, esclamò sollevandosi a metà sulla sedia e poi lasciandosi ricadere. Ma non c'è vento, tornò a ripetere Raoul. Potrei capire se insieme alle onde ci fosse anche il vento. L'avrete fin troppo presto, il vento, senza bisogno che ve ne preoccupiate, fu la severa risposta. I due uomini sedevano in silenzio. Il sudore compariva sulle loro pelli in miriadi di piccole gocce che correvano a riunirsi in chiazze di umidità e a loro volta si convogliavano in rivoletti e gocciolavano al suolo. Ansimavano per respirare e specialmente il vecchio doveva compiere sforzi penosi. Un'onda spazzò la spiaggia lambendo i tronchi degli alberi di cocco e arrivando, prima di ritirarsi, fin quasi ai loro piedi. «Ha superato il limite dell'alta marea», osservò il capitano Lynch. «Ed io sono qui da 15 anni», guardò il suo orologio. «Sono le 3». Un uomo e una donna, scortati da una piccola folla eterogenea di marmocchi e cagnacci, passò sconsolatamente di lì. Si fermarono oltre la casa e dopo molta indecisione si misero a sedere sulla sabbia. Pochi minuti dopo un'altra famiglia arrivò dalla direzione opposta. Gli uomini e le donne portavano con sé una grande varietà di oggetti. Ben presto alcune centinaia di persone d'ogni sesso e di tutte le età erano radunate intorno all'abitazione del comandante. Egli interpellò uno degli ultimi arrivati, una donna che portava in braccio un lattante, e venne a sapere che la loro casa era stata appena spazzata via nella laguna. Questo era il luogo più alto, nel raggio di parecchie miglia. Già in molti punti, da entrambe le parti, le onde superavano l'anello sottile dell'atollo e raggiungevano la laguna. L'anello dell'atollo si estendeva per 20 miglia e nessun luogo era largo più di 100 metri. Si era al culmine della stagione delle perle e gli indigeni erano venuti da tutte le isole circostanti, persino da Tahiti. «Ci sono 1200 fra uomini, donne e bambini qui», disse il capitano Lynch. «Mi domando quanti ce ne saranno domani mattina». «Ma perché non soffia?» «Questo è quello che vorrei sapere», domandò Raoul. «Non vi preoccupate, giovanotto, non vi preoccupate. Avrete i vostri problemi già fin troppo presto». Proprio mentre il capitano parlava, una grande massa liquida investì l'atollo con violenza. L'acqua passò ribollendo sotto le loro sedie. Un gemito soffocato di paura si levò fra le donne. I bambini aggrappati alle madri guardavano con gli occhi sgranati le immense ondate e piangevano pietosamente. Gatti e galline, inseguendosi con difficoltà nell'acqua agitata, come di comune accordo, tra un balzo e uno svolazzo si rifugiarono sul tetto della casa del capitano. Un indigeno con una cucciolata di cagnolini in una cesta si arrampicò su un albero di cocco e la appese a 3 metri dal suolo. La madre si agitava sotto, nell'acqua, uggiolando e guendo. Intanto il sole continuava a brillare e permaneva la più assoluta calma di vento. Raoul e il capitano, seduti, guardavano le onde e il folle beccheggiare della Orai. Il vecchio lince fissava le immense montagne d'acqua che avanzavano maestose, finché non ne poté più di quello spettacolo. Si coprì il viso con le mani per non vedere. Poi entrò in casa. 28,60, disse tranquillamente quando ritornò. Aveva sul braccio un rotolo di cavo sottile. Lo tagliò in pezzi di 4 metri, ne diede uno a Raoul. Uno lo tenne per sé e gli altri li distribuì tra le donne, col consiglio di scegliere un albero e di arrampicarsi. Una brezza leggera cominciò a sollevarsi da nord-est e quel soffio sulle guance parve rallegrare Raoul. Egli vedeva la Orai che orientava le vele e si dirigeva verso il largo e si rammaricò di non essere a bordo. La goletta poteva sempre andarsene, ma l'atollo... Un'onda si aprì un varco e lo investì, facendogli quasi perdere l'equilibrio. Allora si cercò un albero, ma poi si ricordò del barometro e corse indietro verso la casa. Incontrò il capitano Lynch che si affrettava per la stessa ragione ed entrarono insieme. 28,20, disse il vecchio marinaio. Sta per scatenarsi un vero inferno da queste parti. Che è stato? L'aria sembrava riempirsi dell'impeto di qualche forza sconosciuta. La casa vibrò e tremò ed essi udirono lo strepito di una nota acuta e potente. Tintinnarono i vetri delle finestre scosse violentemente. 2 si ruppero. Una raffica di vento si precipitò all'interno, investendoli e facendoli vacillare. La porta di fronte sbatté violentemente, fracassando il chiavistello.
Il pomo bianco della serratura si sbriciolò al suolo in mille pezzi. Le pareti della stanza si marcarono, come quelle di un pallone a gas gonfiato troppo rapidamente. Poi ci fu un altro suono, simile a una raffica di fucileria, ed erano gli spruzzi del mare che colpivano le pareti della casa. Il capitano Lynch guardò il suo orologio. Erano le 4. Si mise un giubbone da timoniere, staccò il barometro e lo infilò in una capace tasca. Un'onda investì di nuovo la casa con un impatto violento e la leggera costruzione si inclinò, ruotò sulle fondamenta e finalmente si sfasciò col pavimento inclinato di 10 gradi. Raoul uscì fuori per primo. Il vento lo ghermì e lo fece roteare. Osservò che il vento l'aveva trascinato verso est. Con grande sforzo si gettò nella sabbia, rannicchiandosi e cercando di resistere. Il capitano Lynch, sospinto come un fuscello, gli piombò malamente sulla schiena. 2 marinai della Orai, lasciando l'albero di cocco al quale si erano aggrappati, vennero loro in aiuto, la testa bassa contro il vento ad un'angolazione impossibile, strappando con le unghie e coi denti ogni centimetro di terreno. Il vecchio, con le sue giunture irrigidite, non riusciva ad arrampicarsi. Così i marinai, servendosi di brevi tratti di corda legati insieme, lo issarono pian piano su per il tronco e infine lo fissarono saldamente in cima all'albero, a 15 metri dal suolo. Raoul passò il suo pezzo di corda intorno alla base di un albero vicino e rimase là, in piedi, a guardare. Il vento era terribile. Non s'era mai nemmeno sognato che potesse soffiare così forte. Un'ondata scavalcò l'atollo, bagnando Raoul fino al ginocchio, prima di rovesciarsi nella laguna. Il sole era scomparso, lasciando un cielo di piombo debolmente illuminato. Poche gocce di pioggia, sospinte orizzontalmente, lo colpirono come pallottole. Una ventata di spruzzi salati lo colpì sul viso, come uno schiaffo. Le guance gli bruciavano trafitte da 1000 aghi, e gli occhi dolenti erano gonfi di lacrime involontarie. Alcune centinaia di indigeni erano abbarbicati sugli alberi e ci sarebbe stato da ridere vedendo quei grappoli di frutta umana ammassati sulle cime. A questo punto Raoul, che era un tahitiano, si piegò in 2 come un compasso e abbracciò il tronco, fece pressione con le suole sulla corteccia e cominciò a camminare sull'albero. In cima trovò 2 donne, 2 bambini e un uomo. Una bambina stringeva tra le braccia un gatto domestico. Dal suo nido salutò con la mano il capitano Lynch e il valoroso patriarca lo ricambiò. Raoul era terrorizzato dallo stato del cielo. Questo si era abbassato straordinariamente. In effetti pareva sospeso appena sopra la sua testa e aveva cambiato colore dal piombo al nero. Molti erano ancora a terra, aggrappati alle basi degli alberi. Alcuni pregavano, esortati dal missionario mormone. Un suono misterioso, ritmico, debole come lo stridio di un grillo lontano, gli giunse all'orecchio. Ma per un solo istante, suggerendogli un vago pensiero di paradiso e di musica celestiale, si guardò intorno e vide alla base di un altro albero un gruppo di indigeni che si tenevano l'un l'altro, in parte legati con le corde. Vide mutare le espressioni dei loro volti e muoversi le loro labbra all'unisono. Non gli giungeva alcun suono, ma sapeva che stavano cantando degli inni. Il vento continuava a soffiare più forte. Non poteva misurarlo coscientemente, perché ormai aveva sorpassato di gran lunga ogni sua esperienza in fatto di venti. Ciò nonostante, in qualche modo, sapeva che il vento soffiava sempre più forte. Non lontano un albero fu sradicato, portando con sé nella caduta il suo carico di umanità. Un'onda spazzò la striscia di sabbia, trascinandoli via tutti. Si svolse tutto in un attimo. Vide una spalla bruna e una testa nera profilarsi contro il bianco spumeggiante della laguna e poi sparire anch'essa l'istante successivo. Altri alberi, cedendo alla furia della tempesta, crollavano e si incrociavano come fiammiferi. Raoul era attonito di fronte alla violenza del vento. Il suo albero oscillava paurosamente. Una delle donne piangeva stringendosi al petto la bambina, che a sua volta stringeva il gatto. L'uomo che teneva l'altro bambino toccò il braccio di Raoul, indicandogli qualcosa. Guardò e vide la chiesa mormone che procedeva a gran carriera a 30 metri di distanza, barcollando come ubriaca. Era stata divelta dalle fondamenta e il vento e il mare
La tenevano sospesa spingendola verso la laguna. Uno spaventoso muro d'acqua se ne impadronì e la fece giostrare e la scaraventò contro una mezza dozzina di alberi di cocco. I grappoli umani caddero come noci mature. L'ondata, ritirandosi, li lasciò sul terreno, alcuni immobili, altri in preda alle contorsioni. Gli parevano formiche, ma non ne fu scosso. Si era elevato al di sopra dell'orrore. Osservò come una cosa naturale l'ondata successiva, che ripuliva la sabbia dai detriti umani. Una terza ondata, la più colossale che avesse mai visto, gettò la chiesa nella laguna, dove prese a galleggiare sotto vento nell'oscurità, ricordandogli esattamente l'arca di Noè. Guardò verso la casa del capitano Lynch ed ebbe la sorpresa di non trovarla più. Gli avvenimenti si susseguivano con una rapidità davvero straordinaria. Notò che molti di quelli che stavano sugli alberi superstiti erano scesi a terra. Il vento era ancora aumentato e il suo albero lo dimostrava. Ormai non oscillava più, piegandosi avanti e indietro, ma vibrava soltanto, mentre il vento lo manteneva curvo in una posizione quasi stabile. Ma la vibrazione faceva star male. Era come quella di un diapason o di un trigono. La sua rapidità la rendeva insopportabile. Anche se le radici avessero resistito, l'albero non avrebbe potuto sostenere a lungo lo sforzo. Qualcosa avrebbe dovuto rompersi. Ah, ecco un altro che se n'era andato. Non aveva visto partire, ma c'era lì quel che ne restava. Un tronco spezzato a metà. Non si poteva sapere quel che stava succedendo, a meno di non vederlo con i propri occhi. In quell'assordante groviglio di suoni non si potevano distinguere né gli schianti degli alberi spaccati, né tantomeno i lamenti disperati degli uomini. Quando fu la volta del capitano Lynch, Raoul guardava per caso in quella direzione. Vide il tronco spezzarsi a metà e dividersi in due senza rumore. La chiama dell'albero, con tre marinai della Orai e il vecchio capitano, veleggiò sulla laguna. Non cadde a terra, ma fu trascinata in aria come un fuscello. Raoul ne seguì il volo per un centinaio di metri, finché non precipitò in acqua. Aguzzò lo sguardo e gli parve di vedere il capitano Lynch fare un gesto d'addio. Raoul non attese oltre. Toccò l'indigeno e gli fece segno di scendere a terra. L'uomo avrebbe voluto farlo, ma le sue donne erano paralizzate dal terrore e così decise di rimanere con loro. Raoul passò intorno all'albero il suo pezzo di corda e scivolò giù. Un flusso d'acqua salata gli passò sopra la testa, trattenne il respiro e si afferrò disperatamente alla corda. L'acqua si ritirò e lui respirò di nuovo al riparo del tronco. Assicurò la corda più saldamente e fu ributtato sotto da un'altra ondata. Una delle donne venne a raggiungerlo, scivolando giù per il tronco, mentre l'indigeno restò in alto con l'altra donna, i bambini e il gatto. Il giovane commissario di bordo aveva notato che i gruppi avvinghiati alla base degli alberi andavano continuamente assottigliandosi. Ora poteva indagarne il motivo di persona. Doveva far ricorso a tutte le sue forze per resistere. E la donna che aveva vicino diventava sempre più debole. Ogni volta che riemergeva dall'onda si meravigliava di essere ancora lì, attaccato, e che ci fosse anche la donna. Alla fine venne fuori e si ritrovò da solo. Guardò in alto, la cima dell'albero era bella e andata. A metà dell'altezza originale vibrava il tronco spezzato. Questa era la salvezza. Le radici resistevano ancora, mentre l'albero era stato liberato dal suo fogliame. Cominciò ad arrampicarsi. Era così debole e saliva così lentamente che le ondate, una dopo l'altra, lo riafferravano prima che riuscisse a sollevarsi sopra di esse. Quando finalmente fu in cima, si legò al tronco e cercò di farsi animo per affrontare la notte e l'ignoto. Si sentiva molto solo nel buio. A volte gli sembrava che quella fosse la fine del mondo e lui l'ultimo sopravvissuto. Il vento aumentava sempre, aumentava un'ora dopo l'altra, e quando, secondo i suoi calcoli, furono le 11, diventò qualcosa di incredibile. Una forza orribile, mostruosa, una furia urlante, un muro che colpiva e schiacciava e continuava a colpire e schiacciare. Un muro senza fine. Mi pareva di essere diventato leggero ed etereo, di muoversi lui e non il vento, trascinato a velocità fantastica attraverso solidità interminabili.
Il vento non era più aria in movimento, aveva acquistato consistenza, come l'acqua o il mercurio. Aveva la sensazione di poterci mettere dentro le mani e di poterlo strappare a brani, come la carne dalla carcassa di un manzo, di poterlo afferrare e rimanervi sospeso, come sul ciglio di un dirupo. Il vento lo soffocava, non lo lasciava respirare, precipitandoglisi nei polmoni, attraverso la bocca e le narici, e tendendoli come vesciche. In quei momenti gli pareva che il corpo gli venisse riempito di terra, calcata dentro dal vento, fino a farlo scoppiare. Riusciva a prender fiato solo premendo le labbra contro il tronco. La pressione incessante del vento lo esauriva. La mente e il corpo si facevano sempre più deboli, finché aveva perduto quasi completamente conoscenza. Non vedeva né pensava più nulla. Una sola idea fissa invadeva il residuo della sua coscienza. Così, un uragano è questo. Quest'unica idea persisteva irregolarmente, guizzando di tanto in tanto come una debole fiammella. Dallo stato di stordimento emergeva in lui quest'idea. Allora, un uragano è questo. Poi ricadeva in un nuovo torpore. Il culmine dell'uragano durò dalle 11 di sera alle 3 del mattino, e appunto alle 11 si schiantò l'albero sul quale stava abbarbicato Mapui con le sue donne. Mapui riemerse alla superficie della laguna, stringendo sempre la figlia Angakura. Solo un isolano dei mari del sud avrebbe potuto sopravvivere. Il pandano a cui era attaccato si voltava e rivoltava in quel ribollore di schiuma, e solo tenendosi ben saldo per un attimo e aspettando, e l'attimo dopo spostando rapidamente la presa, Mapui riuscì a riportare in superficie la propria testa e quella di Angakura, ad intervalli abbastanza ravvicinati da poter respirare. Ma l'aria era più che altro acqua, una nuvola di spruzzi e di pioggia che volava sulla laguna. C'erano 10 miglia di laguna fino all'altro lato dell'anello di sabbia. Laggiù andavano a fracassarsi tronchi e legname, relitti di cutter e rottami di case, ammazzando 9 su 10 dei miseri esseri sopravvissuti alla traversata della laguna. Mezzo affogati, esausti, venivano gettati in quel folle mortaio dagli elementi e ridotti in un ammasso informe di carne. Ma poi fu fortunato. Aveva una sola probabilità su 10 e per un capriccio del destino gli toccò proprio quella. Si trascinò fuori, sulla sabbia, sanguinando da una 20ina di ferite. Gakura aveva il braccio sinistro spezzato e le dita della mano destra frantumate, una guancia e la fronte squarciate fino a mostrare l'osso. Si afferrò ad un albero ancora in piedi e vi restò attaccato, stringendo la ragazza e singhiozzando per respirare, mentre l'acqua della laguna lo bagnava fino al ginocchio e a volte fino alla vita. Alle 3 del mattino la spina dorsale dell'uragano si spezzò. Alle 5 non soffiava più che una brezza ostinata. Alle 6 c'era bonaccia e splendeva il sole. Il mare s'era calmato. Sulla riva della laguna, ancora inquieta, Mapui vide i corpi straziati di quelli che non erano riusciti a prendere terra. Senza dubbio, Tefara e Nauri erano fra quelli. Andò lungo la spiaggia, esaminandoli ad uno, finché trovò sua moglie metà dentro e metà fuori dall'acqua. Allora si mise a sedere e pianse, emettendo suoni aspri e animaleschi nel suo dolore primitivo. Lei si mosse con difficoltà e gemette, ma poi guardò più attentamente. Non solo era viva, ma anche illesa. Stava semplicemente dormendo. Anche per lei si era verificata quell'unica possibilità su 10. Dei 1200 che c'erano la sera prima, non ne restavano vivi che 300. Il missionario mormone e il gendarme stavano facendo il censimento. La laguna era ingombra di cadaveri. Non era rimasta in piedi nemmeno una casa né una capanna. In tutto l'atollo non rimanevano 2 pietre una sopra l'altra. Solo un cocco su 50 era rimasto in piedi e i superstiti erano dei relitti senza più una sola noce. Non c'era acqua da bere. I pozzi poco profondi che raccoglievano l'acqua piovana, filtrata dalla sabbia, erano pieni di sale. Fuori dalla laguna furono recuperati pochi sacchi di farina fradicia. I sopravvissuti estrassero l'interno dei tronchi di cocco caduti e mangiarono quello. Si scavarono qua e là delle piccole tane
coperte con i frammenti delle lastre di metallo dei tetti. Il missionario costruì un rudimentale alambicco, ma non poteva distillare acqua sufficiente per 300 persone. Alla fine del secondo giorno, facendo un bagno nella laguna, Raoul scoprì che la sete si era in qualche modo alleviata. Gridò a tutti la notizia, al che si poterono vedere 300 uomini, donne e bambini, immersi nella laguna fino al collo, nel tentativo di bere acqua attraverso la pelle. I loro morti galleggiavano intorno, o venivano calpestati se ancora giacevano sul fondo. Il terzo giorno bruciarono i morti, e si misero a sedere, in attesa dei battelli di soccorso. Nel frattempo Nauri, rapita dall'uragano alla sua famiglia, era stata trascinata lontano, in una solitaria avventura. Aggrappata a una ruvida tavola che l'aveva ferita e ammaccata, e riempita di schegge, era volata fuori dell'atollo ed era finita in alto mare. Qui, stordita dagli schiaffi delle onde alte come montagne, aveva perduto la tavola. Era una vecchia di quasi 60 anni, ma era nata a Paumotu e in tutta la vita non si era mai allontanata dal mare. Mentre nuotava nel buio, quasi soffocata, lottando per un po' d'aria, fu colpita con violenza ad una spalla da una noce di cocco. In un attimo formulò il suo piano e afferrò la noce. Durante l'ora successiva ne catturò altre 7. Legate insieme formavano un salvagente che, se da un lato la teneva in vita, dall'altro minacciava di ridurla in gelatina. Era una donna grassa e si ammaccava facilmente, ma aveva esperienza di uragani e, pregando il suo dio squalo che la proteggesse dagli squali, aspettò che cadesse il vento. Ma alle 3 era in tale stato di stordimento che non se ne accorse, e alle 6, quando venne la bonaccia, non era ancora in grado di capire niente. Fu scossa dalla sua incoscienza solo quando finì sulla spiaggia. Affondando nella spiaggia, con le mani e i piedi scorticati e sanguinanti, annaspò contro la risacca finché non si trascinò fuori dalla portata delle onde. Sapeva dove si trovava. Quella terra non poteva essere che la minuscola isoletta di Takokota. Non aveva laguna e non ci viveva nessuno. Ikueru era a 15 miglia di distanza. Non riusciva a vederla, ma sapeva che era là, a sud. I giorni passavano e la vecchia viveva delle noci di cocco che l'avevano tenuta a galla e che ora le fornivano il cibo e l'acqua da bere. Però Nauri non beveva né mangiava quanto avrebbe voluto. Il soccorso non era affatto sicuro. Vedeva il fumo dei battelli all'orizzonte, ma quale poteva essere indotto a visitare la solitaria e disabitata Takokota? Fin dall'inizio fu tormentata dai cadaveri. Il mare continuava a gettarli sul suo lembo di spiaggia e lei, finché le restero le forze, continuò a risospingerli in mare, dove i pescicani li dilaniavano e li divoravano. Ma quando le forze le abbandonarono, i corpi si assieparono sulla spiaggia in uno spettacolo orrendo e lei si ritrasse per quanto poteva, cioè non molto. Dopo 10 giorni aveva finito anche l'ultima noce di cocco ed era consumata dalla sete. Si trascinò lungo la spiaggia cercando altre noci. Era strano che galleggiassero tanti cadaveri e nessuna noce. Eppure dovevano esserci più noci che morti a navigare sull'acqua. Alla fine, stremata, abbandonò la ricerca e si lasciò cadere sulla sabbia. Non rimaneva che aspettare la morte. Riemergendo dal torpore, si rese conto pian piano che stava fissando un ciuffo di capelli rossicci sulla testa di un cadavere. Il mare spingeva il corpo verso di lei e lo ritirava indietro. Poi lo rivoltò e lei vide che non aveva più faccia. Eppure c'era qualcosa di familiare in quel ciuffo di capelli rossicci. Passò un'ora. Non si preoccupò certo di identificarlo. Stava aspettando la morte e le importava ben poco di sapere chi fosse stato un tempo quell'orrore galleggiante. Ma dopo un po' si tirò su, lentamente a sedere, e osservò il cadavere. Un'onda insolitamente grossa l'aveva spinto oltre la portata delle onde più piccole. Sì, aveva visto giusto. Quella ciocca di capelli non poteva appartenere che ad un uomo in tutte le Paumotu, cioè a Levi, ebreo tedesco, l'uomo che aveva comprato la perla e se l'era portata via, sull'Ira. Bene,
Una cosa era chiara. Lira era andata perduta. Il dio dei ladri e dei pescatori aveva voltato le spalle al mercante di perle. Si trascinò verso il morto. La camicia gli era stata strappata e si vedeva la cintura di cuoio del denaro stretta attorno alla vita. Trattenendo il respiro, cominciò a dare strattoni alle fibbie, che cedettero più facilmente di quanto si aspettasse. Allora arrancò via sulla sabbia in gran fretta, trascinandosi dietro la cintura. Slacciò le tasche una dopo l'altra, trovandole vuote. Dove poteva averla messa? La trovò nell'ultima tasca. La prima e l'unica perla che Levi aveva comprato in quel viaggio. Si tirò ancora in là di qualche metro per sfuggire al tanfo della cintura ed esaminò la perla. Era proprio quella che Mapui aveva trovato e che Toriki gli aveva sottratto. La soppesò e la fece rotolare carezzevolmente nella palma. Non ne vedeva l'intrinseca bellezza, ma piuttosto vedeva la casa che Mapui, Tefara e lei avevano costruito così accuratamente nella loro fantasia. Ogni volta che guardava la perla, vedeva la casa in tutti i suoi dettagli, compreso l'orologio ottagonale a pendolo, appeso alla parete. Questo era qualcosa per cui valeva la pena di vivere. Staccò una striscia del proprio Aù e si legò la perla saldamente intorno al collo. Poi percorse la spiaggia, ansimando e gemendo, ma cercando risolutamente delle noci di cocco. Ben presto ne trovò una e guardandosi intorno una seconda. Ruppe la prima e ne beve il liquido, ammuffito, mangiando fino all'ultima particella del frutto. Dopo un po' trovò una piroga sgangherata. Non c'era più il bilanciere, ma la vecchia era piena di speranza e prima di sera l'aveva trovato. Ogni scoperta era un augurio. La perla era un talismano. Verso la fine del pomeriggio vide una cassetta di legno che galleggiava a stento sull'acqua. Mentre la trascinava a riva, sentì risuonare il contenuto e dentro trovò 10 scatole di salmone. Cercò di aprirne una battendola contro il bordo della canoa. Quando finalmente riuscì a praticare una fessura, prosciugò la latta succhiandone il contenuto. Poi impiegò parecchie ore per estrarre il salmone, schiacciando la scatola e cavandone fuori un pezzetto per volta. Aspettò ancora per 8 giorni i soccorsi. Nel frattempo aveva fissato il bilanciere alla piroga, usando per legarlo tutta la fibra di cocco che era riuscita a trovare e anche quel che rimaneva del suo aù. La piroga era tutta una falla, ma Nauri non poteva ripararla per renderla tenuta d'acqua. Comunque mise a bordo una mezza noce di cocco per sgottare. Il problema della pagaia fu risolto laboriosamente. Con un pezzo di latta si rasò i capelli e li intrecciò per farne una corda, con la quale legò ad un asse della cassetta di salmone un manico di scopa lungo 1 metro. Poi coi denti rosicchiò delle zeppe per fissare le legature. Il 18° giorno, a mezzanotte, varò la piroga nella risacca e partì per ritornare ad Ikueru. Era una donna vecchia. Le privazioni l'avevano spogliata completamente del grasso, tanto che a malapena rimanevano di lei le ossa, la pelle e qualche sottile muscolo rinsecchito. La piroga era grande e si sarebbero voluti a remare 3 uomini forti. Invece lei era sola e con una pagaia di fortuna. Per giunta la piroga non teneva il mare e 1/3 del tempo andava perduto per sgottarla. Quando venne giorno cercò invano Ikueru. A poppa Takokota si era abbassata sotto il livello dell'orizzonte. Il sole dardeggiava sul vecchio corpo nudo, costringendolo a cedere fino all'ultima stilla d'umore. Erano rimaste 2 latte di salmone e durante la giornata ne succhiò il liquido praticando dei buchi. Non aveva tempo da perdere ad estrarre la carne. La corrente andava verso ovest e in ogni caso, che lei si affaticasse o no per dirigersi a sud, la trascinava con sé. Nel primo pomeriggio, stando in piedi sulla piroga, avvistò Ikueru. La sua ricchezza di palme da cocco se n'era andata e solo qua e là, a grandi intervalli, si vedevano i resti di qualche albero spogliato. Quella vista la rallegrò. Era più vicina di quanto avesse creduto. La corrente la spingeva ad ovest. Fece forza sulla pagaia per contrastarla. I cunei nella legatura della pagaia si allentavano ad intervalli sempre più frequenti e li facevano perdere molto tempo per fissarli ogni volta. Poi c'era da sgottare.
Un'ora su tre doveva cessare di remare per compiere questa operazione e intanto andava alla deriva, verso ovest. Al tramonto Equerù sorgeva a sud-est, a 3 miglia di distanza. C'era la luna piena e alle 8 la terra era esattamente in direzione est, a 2 miglia di distanza. Lottò per un'altra ora, ma la terra restava sempre ugualmente lontana. Era in balia della corrente. La piroga era troppo grande, la pagaia inadeguata e troppo tempo ed energie andavano sprecati per sgottare. Inoltre era molto debole e lo diventava sempre di più. La piroga continuava a trascinarla ad occidente a dispetto di tutti i suoi sforzi. Sussurrò una preghiera al suo dio squalo. Scivolò fuori bordo e cominciò a nuotare. L'acqua le diede una benefica rinfrescata e così si lasciò rapidamente alle spalle la piroga. Dopo un'ora la terra era sensibilmente più vicina. Poi venne la paura. A nemmeno 6 metri di distanza, proprio davanti ai suoi occhi, una grande pinna solcava l'acqua. Nauri nuotò con decisione verso la pinna, che scivolò via, lentamente, descrivendo una curva a destra e girandola intorno. La vecchia continuò a nuotare, tenendo d'occhio la pinna. Quando quella scomparve, si distese a faccia in giù nell'acqua, tenendo gli occhi bene aperti. Quando la pinna riapparve, riprese a nuotare. Il mostro era pigro e lei lo vedeva bene. Senza dubbio, si era ben nutrito dopo l'uragano. Se fosse stato davvero affamato, non avrebbe esitato ad assalirla. Era lungo quasi 5 metri e con un solo morso avrebbe potuto tagliarla in due. Ma Nauri non aveva tempo da perdere con lui. Che nuotasse o no, la corrente la trascinava lontano dalla terra. Passò mezz'ora e lo squalo cominciò a farsi più audace. Non vedendo alcun pericolo, la bestia si avvicinava descrivendo cerchi sempre più stretti nel passarle vicino e le lanciava occhiate sfrontate. Prima o poi, lo sapeva fin troppo bene, il mostro avrebbe preso coraggio e l'avrebbe assalita. Allora decise di agire per prima. Quello che stava meditando era un tentativo disperato. Era una donna vecchia, sola in mezzo al mare, indebolita da privazioni di ogni genere. Eppure, di fronte a quella tigre del mare, doveva prevenire l'attacco e attaccare lei stessa per prima. Continuò a nuotare, aspettando il momento giusto. Infine la bestia le passò davanti, mollemente, ad appena 2 metri di distanza. E si avventò contro improvvisamente, fingendo di attaccarlo. Lo squalo fuggì, con uno scarto violento della pinna, e sfiorandola con le sue ruvide squame, le portò via la pelle dal gomito alla spalla. Poi le nuotò intorno rapidamente in cerchi sempre più ampi e finalmente scomparve. In una buca della sabbia coperta da un pezzo di tettoia metallica, Mapuia e Tefara erano sdraiati e litigavano. «Se tu avessi fatto come ti avevo detto», ripeteva per la millesima volta Tefara, «e avessi nascosto la perla senza dire niente a nessuno, adesso ce l'avresti. Ma Ururu era con me quando ho aperto l'ostrica. Non te l'ho forse già detto un'infinità di volte? E adesso non avremo più la casa. Raul mi ha detto oggi che se tu non avessi venduto la perla a Toriki, non gliel'ho venduta, me l'ha rubata. Che se tu non avessi venduto la perla ti avrebbe dato 5.000 dollari francesi, che sono 10.000 cileni. Ho parlato con sua madre, spiegò Mapui, che di perle se ne intende. E adesso la perla è perduta, piagnucolò Tefara. Mi sono sdebitato con Toriki. Sono sempre 1.200 dollari guadagnati, in ogni modo. Ma Toriki è morto, gridò lei. Non si è più saputo niente della sua goletta. È andata perduta insieme alla Orai e all'Ira. Credi che Toriki ti pagherà i 300 cileni che ti ha promesso? No, perché Toriki è morto. E se tu non avessi trovato nessuna perla, dovresti oggi i 1.200 a Toriki? No, perché Toriki è morto e non puoi pagare un morto. Levin non ha pagato Toriki, disse Mapui. Gli ha dato un pezzo di carta che era buono per il denaro a Papete e adesso Levin è morto e non può pagare. E Toriki è morto e il pezzo di carta si è perduto con lui e la perla si è perduta con Levin. Hai ragione, Tefara. Ho perduto la perla e in cambio non ho avuto niente. Ora dormiamo. Sollevò improvvisamente la mano e tese l'orecchio. Da fuori veniva un rumore, come di uno che respirasse pesantemente e a fatica. Una mano tastò la stuoia che serviva da porta. «Chi è?» gridò Mapui.
Nauri, fu la risposta. Mi sapete dire dov'è mio figlio Mapui? Tefaro lanciò un grido e afferrò il braccio del marito. Un fantasma! Piagnucolò battendo i denti. Un fantasma! La faccia di Mapui era di un pallore spettrale. Si aggrappò debolmente alla moglie. Buona donna, disse con una voce tremolante che si sforzava di camuffare. Conosco bene vostro figlio. Vive nel lato orientale della laguna. Da fuori giunse un sospiro. Mapui cominciò a sentirsi sollevato. Aveva ingannato il fantasma. «Ma da dove vieni, vecchia?» domandò. «Dal mare», rispose scoraggiata. «Lo sapevo», strillò Tefara, tremando come una foglia. «E da quando in qua Tefara si mette a letto in una casa estranea?» giunse la voce di Nauri attraverso la stuoia. Ma poi guardò la moglie con paura e rimprovero. La sua voce li aveva traditi. «E da quando Mapui ha rinnegato la sua vecchia madre?» proseguì la voce. «No, no, non è vero. Mapui non ti ha rinnegato», gridò. «Io non sono Mapui. Lui è nella parte orientale della laguna. Te l'ho detto!» Ngakura si rizzò a sedere sul letto e si mise a piangere. La stuoia cominciò a scuotersi. «Cosa fai?» domandò Mapui. «Entro», disse la voce di Nauri. Un capo della stuoia si sollevò. Tefara cercò di infilarsi sotto le coperte. Ma Mapui le si teneva aggrappato. Doveva pure aggrapparsi a qualcosa. Tenendosi avvinghiati e lottando uno con l'altra, tremando e battendo i denti, fissavano con gli occhi fuori dalle orbite la stuoia che si sollevava. Videro Nauri che si infiltrava dentro, tutta gocciolante d'acqua, senza il suo au. Rotolarono indietro per sfuggire al fantasma, cercando di strappare a Ngakura la sua coperta per nascondersi la testa. «Potresti dare alla tua vecchia madre un po' d'acqua da bere», disse lo spettro lamentosamente. «Dalle un po' d'acqua», ordinò Tefara con voce tremante. «Dalle un po' d'acqua», fece eco Mapui, trasferendo l'ordine a Ngakura. Tutte e due cacciarono via Ngakura da sotto le coperte. Un attimo dopo, facendo furtivamente capolino, Mapui vide il fantasma che beveva. Allora venne fuori, tirandosi dietro Tefara, e dopo pochi minuti tutti ascoltavano il racconto di Nauri. E quando disse di Levi e lasciò cadere la perla in mano a Tefara, anche lei si riconciliò con l'immagine reale della suocera. «Domani mattina», disse Tefara, «venderai la perla a Raoul per 5.000 francesi». «E la casa?» obiettò Nauri. «La costruirà lui», rispose Tefara. «Dice che costerà 4.000 francesi e che ci darà anche 1.000 francesi di credito, che sarebbero 2.000 cileni». «E sarà lunga 6 braccia?» domandò Nauri. «Certo», rispose Mapui, 6 braccia!» «E nella stanza di mezzo ci sarà l'orologio ottagonale, a pendolo?» «Certo, e anche il tavolo rotondo!» «Bene, allora dammi qualcosa da mangiare perché sono affamata», disse Nauri soddisfatta. «E dopo andremo a dormire perché sono stanca morta. E domani parleremo ancora della casa, prima di vendere la perla. Sarà meglio che ci facciamo dare i 1.000 francesi in contanti. I soldi sono sempre meglio dei crediti per comprare merci dai mercanti».